Salve a tutti, ci troviamo nel laboratorio di fisica e chimica dell'Istituto Giustino Fortunato di Rio Nero e noi siamo la classe quarta F del liceo scientifico. Oggi andremo a dimostrare attraverso questo esperimento una conseguenza della rifrazione della luce, ovvero il fatto che la luce, che a noi appare bianca, in realtà è composta da sette componenti monocromatiche. Questa è una conseguenza appunto della rifrazione della luce ed è chiamata dispersione ottica o dispersione cromatica. Possiamo vedere come la luce appare bianca, come è riflessa su questo cartoncino. Andando però a far riflettere la luce sulla superficie obliqua di un prisma, questa viene rifratta una seconda volta in uscita dal piccolo prisma e viene scomposta nelle sette componenti monocromatiche, dal rosso al violetto. Questo fenomeno di dispersione ottica è osservabile anche in natura nel fenomeno dell'arcobaleno. Infatti, vediamo che quando le nuvole sono pregne di goccioline, di pioggia, la luce bianca viene rifratta dalle goccioline che si comportano come dei veri e propri piccoli prisma e quindi la luce bianca viene scomposta nelle sette componenti monocromatiche, abbiamo il fenomeno dell'arcobaleno.